Le stanze della Galleria Corsi di Torino in questi giorni si colorano e si animano offrendo ai visitatori una proposta espositiva ricca di contrasti con opere che dialogano e si confrontano sul tema di amore e psiche. Insieme alla collezione permanente della Galleria, che comprende opere che vanno da Modigliani, Renoir, Fontana, Chagall, Manzù, Mondrian, per citarne soltanto alcuni, è possibile visitare fino al 1° marzo tutti i pomeriggi, il sabato anche di mattina, la collettiva Psiche e Valentino, Mente ed Anima. Una dozzina gli artisti che espongono, tra i lavori presenti alcune tele di Olivia Giarrusso, l'artista che fa sognare e immergere il visitatore nei suoi mondi onirici e fantastici, in un sorprendente viaggio tra castelli, natura incantata, case di bambole e città immaginarie. Ma io quando inizio a dipingere entro in questo mondo fantastico, mi estraneo dalla realtà. Mi piace proprio entrare in questi mondi perché mi fanno stare bene, mi danno serenità. E quindi vado a ruota libera, nel senso che inizio magari facendo un sole e dal sole elaboro tutta una serie di personaggi o di mondi fantastici o di nature che forse non esistono neanche nella realtà. Però mi piace proprio così, tirare fuori tutta la creatività che comunque ognuno di noi ha dentro, solo che siamo molto bloccati. E secondo me dovremmo sbloccarci tutti, non aver paura di tirar fuori questa creatività, questi mondi fantastici che abbiamo dentro e che molte volte non riusciamo a tirar fuori, insomma.